Buonasera a tutti. C'è Leonardo Bonucci in conferenza, pronto per le vostre domande. Marco Conterria. Mi senti? Sì. Sì, eccomi. Ciao Leonardo, Marco Contelli, tutto la web. Quanto sei arrabbiato? Stessa domanda che ti ho fatto anche all'inizio, per questa sconfitta che ti può costare il primo posto, che però sembra più che una sconfitta, è normale, insomma, 4 gol sono una botta anche per il morale, immagino, oppure no? Sì, dopo una partita così è normale essere arrabbiati, una sconfitta pesante che deve servirci da lezione. Abbiamo giocato contro una grande squadra e al minimo errore ci ha punito. Fa male, quello è in dubbio, però dobbiamo guardare avanti. Sabato abbiamo una partita importante, ormai questa non la possiamo rigiocare, quindi c'è da pensare a recuperare nel migliore dei modi, perché sabato incontriamo una grande squadra come l'Atalanta e sarà una grande partita. Sicuramente quella di stasera è stata una sconfitta pesante che la Juventus non merita, per quello che è la Juventus. Poi sul campo purtroppo il Chelsea è stato meglio di noi. Emanuele Gamba, caduto. Leonardo, se questa Emanuele, puoi partita. ripetere la domanda per favore, che non ti si è sentito? Mi sentite? Sì. Adesso sì. Leonardo, se questa sconfitta mi fa fare delle riflessioni sul valore europeo della Juventus, o se tutto sommato che pensi che possa essere circoscritta al momento in cui è capitato? Le riflessioni si devono fare sempre, sono state fatte anche dopo la vittoria di sabato all'Olimpico, perché se non rifletti su ogni partita non migliori mai, e sicuramente anche questa sera, soprattutto stasera dopo una sconfitta, ci sarà da riflettere e da capire dove migliorare. Loro andavano più di noi, erano sempre primi sulle seconde palle. Sicuramente è mancato un pizzico di cattiveria in più per non fare questa brutta figura, però purtroppo non possiamo rigiocarla. Abbiamo sbagliato la partita e dobbiamo mettere da parte questa gara e pensare alla partita di sabato. Ci sono altre domande? Ok, se non ci sono altre domande, buonasera a tutti, grazie. 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 Grazie, ciao. Ciao, Ciao. grazie. Abbandoniamo la conferenza. Is there anybody can help us because I don't see any journalist here. Sorry? It No, there's sounds no strange. journalists. It's on Zoom. Yes. Non c'è nessuno qui? How can I manage to see which are the attendees? Yes. Attendees? I'm not a technician, to be honest. Okay. I have new I'm a two. steward. Do they Honey, hi. L'altra conferenza, No, andiamo a okay. casa. Il Chelsea questa sera? E soprattutto il secondo tempo, nettamente più forte, perché noi abbiamo un attimino abbassato l'attenzione alla fase difensiva. Abbiamo preso il secondo e il terzo gol in modo un pochino troppo facile. E invece il primo tempo la squadra ha fatto bene. Io mi tengo il primo tempo, è normale che poi però bisogna essere più bravi. Come dico sempre, nella gestione della palla, nel verticalizzare un po' meno, nell'aspettare il momento e nell'essere più lucidi nella conclusione. La partita di questa sera è un po' più preoccupato di alcuni grandi momenti di calo di concentrazione o dell'aspetto fisico, coloro che ci hanno veramente messo in difficoltà? Il Chelsea in questo momento è una squadra straripante. Noi abbiamo fatto una buona partita, soprattutto il primo tempo. Preoccupati, niente, c'è cioè da mettere da parte e pensare alla partita di sabato. Che cosa ci può servire una sconfitta del genere? Perché dalle sconfitte si impara, lei lo dice spesso. Ma è che comunque i dettagli e il mollare anche un attimo, soprattutto nelle grandi partite, rischi di fare queste figure e la Chiedo Juventus non un'ultima le deve fare. considerazione per quanto riguarda il campionato. Sabato c'è uno scontro diretto molto importante contro l'Atalanta e poi ricomincia un altro ulteriore tour de force. Che cos'è che dobbiamo fare? Innanzitutto prepararci per bene, recuperare energie e prepararci per bene con l'Atalanta, che è una partita molto difficile. Poi vedremo la partita dopo.